inizia con un pareggio il campionato della Regina. Nella domenica in cui le grandi fanno bottino pieno, gli Amaranto non vanno oltre l'1-1 contro una Virtus Francavilla che chiude addirittura in 10. In terra pugliese, la Regina dimostra di essere ancora in netto ritardo di condizione. La squadra di Toscano soffre la maggiore aggressività della Virtus, che in avvio mette più volte in difficoltà la difesa Amaranto, costretta ad aggrapparsi alla reattività dell'ottimo Guarna, decisivo in almeno due occasioni. La manovra della Regina stenta a decollare, sugli esterni si fatica e senza rifornimenti Reginaldo e Bellomo si ritrovano costantemente imbottigliati nel traffico. Molto meglio i padroni di casa, che al minuto 36 trovano il gol del vantaggio, gol che arriva su un calcio di rigore concesso per questo fallo di Bianchi su Bovo. Dal dischetto Vasquez non perdona. La Regina prova a reagire e nel finale del primo tempo sfiora il pareggio con Sunas prima e con Rubin poi, ma il portiere della Virtus è un gatto e chiude la porta con una parata pazzesca. Nella ripresa la squadra di Toscano prova ad alzare il baricentro e pronti via, gli Amaranto riacciuffano il pareggio grazie a questo gol, un po' casuale a dire il vero, di Alberto De Francesco, che beffa così il portiere biancazzurro. Sulle ali dell'entusiasmo, la Regina potrebbe addirittura mettere la freccia su un calcio piazzato del solito De Francesco, ma le energie vengono meno e quando la Virtus resta in 10 a 20 minuti dalla fine per l'espulsione di Bovo, gli Amaranto non hanno più la forza di sfruttare l'uomo in più e nonostante il forcing, neppure troppo convinto, la Regina non riesce a portarsi a casa l'intera posta in palio. Al Giovanni Paolo II finisce 1-1 ed è un pareggio che sa tanto di occasione persa.